19:46, buon pomeriggio. In studio Massimo Brunera per il notiziario Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Mi scuso per la voce un po' così con dei problemi dovuto a, potremmo dire, frutti di stagione, attacchi di allergia che non dovrebbero esserci, ma purtroppo è più forte della mia volontà e non si può evitare, quindi me ne scuso fin da adesso. Allora, iniziamo a parlare di un aumento dei fondi destinati alla comunità nazionale degli italiani nella riunione del Consiglio per le minoranze tenutosi a Zagabria giovedì scorso. È stato deliberato il piano di finanziamento per le 19 minoranze attive in Croazia. Il Consiglio per le minoranze, di cui è membro il Presidente dell'Unione Italiana, l'onorevole Furio Radin, ha approvato un potenziamento della dotazione finanziaria in favore dell'autonomia culturale delle minoranze. Nel computo dei fondi destinati alla comunità nazionale italiana, all'Unione Italiana e il Dramma Italiano, il Centro Ricerche Storiche di Rovigno e la casa editrice Edit di Fiume riceveranno un importo incrementato del 6,3% rispetto al finanziamento ricevuto nel 2017. Il Presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, in seguito all'approvazione della ripartizione, ha dichiarato di essere parzialmente soddisfatto dal momento in cui i finanziamenti sono ancora insufficienti in quanto sostengono la programmazione culturale in modo minimale. Ed ora veniamo ad una lunga notizia che ve la dobbiamo dare perché è molto importante: la comunità nazionale italiana incontra i candidati delle regionali Friuli Venezia Giulia FVG. Nei giorni scorsi i rappresentanti della comunità nazionale italiana hanno incontrato i candidati in corsa alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia previste per la prossima domenica. Nel corso del suo tour elettorale, la dottoressa Antonella Grimm ha fatto tappa a Capodistria e a Buie per incontrare i rappresentanti delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e della Unione Italiana presso le locali comunità italiane. Nella visita a Palazzo Gravisi, Antonella Grimm, accompagnata dal Presidente della Giunta Esecutiva Maurizio Tremul, ha incontrato il Presidente della Cancostiera e Vice Sindaco di Capodistria Alberto Scheriali, il presidente della CAN di Isola e responsabile dell'ufficio Europa, Marco Gregoric, il consigliere della CAN di Pirano, Andrea Bartole, e il vice sindaco di Isola, Felice Zisa. Quindi la visita è proseguita con l'incontro con i rappresentanti dei programmi italiani di RTV Capodistria e si è conclusa presso la comunità degli italiani di Buie. Nel corso della visita, il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremul ha riportato la complessa situazione economica che sta attraversando la comunità nazionale italiana, sostenendo la necessità di rielaborare le modalità di finanziamento da parte del Friuli Venezia Giulia. La dottoressa Grimm, rilevando la necessità di tutelare l'eredità culturale prodotta dagli italiani, ha confermato, presentato la volontà di contribuire a sviluppare ulteriormente i rapporti fra Friuli Venezia Giulia e la comunità nazionale italiana. A Trieste si è inoltre tenuto un incontro fra una delegazione dell'Unione Italiana e il candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. La delegazione, composta dal presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremul e dal responsabile dell'ufficio Europa, Marco Gregoric, ha presentato le opportunità rappresentate dalla comunità nazionale italiana per lo sviluppo dei rapporti tra i paesi e le regioni contermini. Ha rimarcato la proficua collaborazione con la comunità nazionale slovena dell'FVG e con gli esuli Giuliano Dalmati, la progettualità nel campo dei programmi Interreg Italia-Slovenia e Italia-Croazia,
La delegazione dell'Unione Italiana ha quindi auspicato la possibilità di innovare i rapporti istituzionali tra la Regione e l'Unione Italiana. Al riguardo sono stati presentati i disagi che stanno interessando le comunità degli italiani con i nuovi vincoli di bando introdotti quest'anno per quanto riguarda l'erogazione dei mezzi del Friuli Venezia Giulia in favore della comunità nazionale italiana. In considerazione dei massimali introdotti per ogni singolo beneficiario e progetto, difficilmente infatti potrà essere finanziato il fondo di promozione per le comunità italiane nell'ordine del 50% del contributo tradizionalmente assegnato negli ultimi decenni alle comunità. L'onorevole Massimiliano Fedriga ha confermato la sua contrarietà ai bandi, dicendosi favorevole ad un principio per cui i destinatari sono autonomi nella realizzazione delle attività, mantenendo un rapporto di dialogo che favorisca lo sviluppo di progettualità da parte di chi conosce il territorio. L'onorevole Fredriga ha assunto l'impegno di incontrare l'Unione Italiana dopo le elezioni per elaborare assieme un progetto condiviso ed ha anche proposto la costituzione di un tavolo permanente con le minoranze della regione che includa attivamente anche la comunità nazionale italiana. Veniamo a Cherso. La comunità italiana di Cherso ha ospitato un meeting dei sodalizi del Quarnero, incontro realizzato dal Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoraneo Montana, con la collaborazione dell'Unione Italiana e il patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Fiume. All'incontro hanno partecipato la Presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale della Regione Melita Sciucca, che si è auspicata di ripetere l'iniziativa con frequenza annuale, e il segretario della giunta esecutiva Marin Corpa, dichiarandosi soddisfatto dell'incontro per lo sviluppo alla sinergia fra le comunità italiane. I presidenti delle comunità italiane si sono successivamente riuniti per discutere della collaborazione da sviluppare in vista delle prossime elezioni in seno al Consiglio della Minoranza Nazionale in Regione. In occasione dell'incontro, i membri delle comunità italiane hanno allestito diversi stand per far conoscere ai connazionali degli altri sodalizi e alla cittadinanza i prodotti tipici dei propri territori e i risultati dei laboratori e delle sezioni artistiche di ogni comunità degli italiani. Ci spostiamo adesso. No, c'è un'altra notizia. Dunque, siamo verso la fine. Questa radio Saius TV, state ascoltando il notiziario settimanale Istria oggi in collaborazione con Unione Italiana. Alle 19:54 abbiamo ancora, dicevo, una penultima notizia. È stato nominato il direttore del dramma italiano in seguito alle dimissioni di Rosanna Bubola dalla carica di direttrice del dramma italiano, scusate, del dramma italiano, avvenute nella prima metà di febbraio. È stato adesso nominato dunque il nuovo direttore. Dunque l'incarico è stato assegnato a Giulio Settimo, giovane attore di Trieste, che a partire dalla prossima stagione teatrale andrà a sostituire l'attuale reggente del dramma italiano. Scusate, andrà a sostituire l'attuale regina del dramma italiano Leonora Surianna. Andiamo avanti, abbiamo ancora un'altra notizia. Dunque, abbiamo ancora una notizia che ci proviene dalla città di Capodistria. Giovedì 26 aprile, presso la comunità degli italiani di Capodistria, alle ore 18, si terrà la consegna dei diplomi assegnati ai partecipanti ai corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali tenutisi nei mesi precedenti presso Buie, Capodistria e Isola. Durante la serata verranno proiettati i cortometraggi prodotti durante i diversi corsi. E prima di concludere,
vi ricordo un appuntamento su Radio Rai di Trieste, sede regionale di Trieste, ogni mercoledì alle ore 16. Scusate. Scusate. Dicevo, appuntamento su Radio Rai, sede regionale di Trieste, ogni mercoledì alle ore 16, sconfinamenti sulla frequenza in onda media AM936 in streaming su sedefvg.rai.it con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti è disponibile anche in podcast. Alle 19.53 termina qui il nostro notiziario settimanale Istria Oggi. Vi ricordo repliche tutti i giorni tranne il martedì. In studio Massimo Bonella, che si scusa per questa voce purtroppo lesionata da una forte allergia primaverile. Grazie per averci seguito. Vi lascio ora ai nostri programmi. Buonasera.